Sì, è iniziata adesso, siamo al minuto 2 della ripresa la partita fra Lokomotiv Casilina e Sabot. Vediamo ora il numero 10 del Casilina che prova ad attaccare, entra in area di rigore. Poi il difensore spazza via. Squadra in difficoltà. Vedete preliminari di gioco, c'è stato anche un po' di ritardo nell'iniziare la partita, perché il Sabot ha chiesto mezz'ora al giudice di gara per motivi loro, motivi di ritardo. Sobat, abbiamo il Sobat con le divise blu scure, giusto? Mi confermano dalla regia, è un blu scuro Sì. quello. Ok. Invece il Lokomotiv con le maglie verdi. Vediamo il tentativo del passaggio filtrante del difensore, il numero 3. Zulli. Sì, il 10 Berardino mette giù col petto, poi passa il pallone ai Dili, però perde la palla dopo un contrasto, consente così la ripartenza del Sobat. Ancora il Sobat con il 19 che prova a mettere un pallone lungo in area di rigore, ma troppo lungo, non può arrivare il compagno. Buono il tentativo di Misasi. Passaggio era per Petrassi che non è potuto arrivare. Si ripartirà quindi dalla difesa del Lokomotiv. Vediamo un passaggio in profondità per il numero 10 del Lokomotiv, Berardino, però il guardaline ha alzato la bandierina, si trovava in posizione irregolare. Ci sarà quindi calcio di punizione. Ancora il Lokomotiv prova a spingere con il numero 11 del Sole, che prova ad allargare sulla fascia, però non trova il compagno. Vediamo allora il Sobat, che però perde palla di nuovo a centrocampo, poi la riconquista. Apre sempre per il 3 per Zulli, prova a mettere in mezzo per Misasi, che viene anticipato da Amato, allunga la palla al portiere Rizzi e concede quindi la ripartenza. Però ecco allora che Berardino sbaglia un passaggio, arriva il numero 9, un inserimento e c'è il gol del Sabot. Gol, quindi 1-0 al minuto 6 della ripresa. Ha segnato il marcatore il numero 9 del Sobat è Renzi.
eccolo, allora ancora il Sobat che ricomincia con il numero 3, Zulli, poi ancora Berardino, si sente. Il 3 del locale è Barone. Barone che poi è il capitano del Lokomotiv. Un buon tentativo qui sulla fascia. Intanto sta piovendo qui al campo del Borghesiana. Fortunatamente la nostra postazione è semicoperta. È una pioggerella fina però che non ci spaventa. Eccolo, Barone. 1-2 con Berardino però. Non viene chiuso. Può ripartire così il Sobat con il numero 4 che allunga per il 14. Numero 4, ricordiamo che è Garnica. E il 14 Petrassi. Petrassi, ma vediamo un tiro dal limite dell'area. Vediamo adesso il calcio d'angolo già battuto. Poi nessun problema per Rizzo, il portiere del Lokomotiv, Rizzi, che allunga corto, gioca corto per il 5, Scopece, passaggio troppo corto, non arriva Barone, poi insiste Berardino, ma vediamo ancora Petrassi che porta palla, ma commette fallo il difensore, fallo ai danni di Petrassi, vicino all'angolo destro dell'area di rigore. Ecco il 4 che batte questo calcio di punizione, un cross, poi ancora tentativo in aria però fuori misura. Il 4 è il signor Garnica, sempre. Intanto siamo al minuto 12 della ripresa del primo tempo e ricordiamo che i tempi sono da 40 minuti. Vediamo il Lokomotiv che riparte dalla difesa, prova ad allungare sulla fascia a cercare il 14 Mi 3 Fabiani Luciani, però non arriva e il guardalinee alza la bandierina, quindi sarà rimessa laterale a favore del Sobat. Controfallo però, attenzione, quindi
Rimessa laterale per il Lokomotiv. Vediamo la ripartenza del Lokomotiv che indietreggia, cerca di guadagnare terreno. Ancora Barone, punta l'aria, poi vede Berardini sulla fascia. Un cross in mezzo, bloccato dal portiere, ed è così, highlights, Lokomotiv, chance. Si ripartirà da ha finito, no? Ghigini. Ghigini. Va a recuperare questo pallone il numero 6, Amato. Passa la palla a Corradori. Poi recupera il 3 Zulli, che prova ad allungare per Petrassi, però si fa rubare il pallone al difensore. Riparte così il lotto anche con un calcio da dietro, senza fallo però Antolini. Poi arriva un 32 del Sobat Valente, che regala il fallo laterale al Lokomotiv. Battuto corto per Luciani. Rimessa laterale già battuta dal Lokomotiv. Prova ad allungare questo pallone. Berardino ci crede, però interviene Ghigini, il portiere del Sobat. Gioca corto verso i difensori. Attenzione ora Misari che torna indietro nell'area difensiva. Ancora Misari, prova ad allungare per il numero 9. Numero 9 del Sobat, Renzi che subisce fallo, viene colpito da dietro. Poi ancora Scopece ad allungare per Petrassi, però non aggancia questo pallone. Misari, scusate. Riparte così il Lokomotiv, ancora con Barone. Capitano che sbaglia il passaggio centrale, cercava il numero 7 Idili. Petrassi ci crede, entra in area di rigore. Pallone deviato, viene toccato male. Petrassi rimane a terra. Vediamo se ci sarà bisogno dell'intervento del fisio della pista. Tante volte uno strappo. Qualcuno dalla panchina urla il VAR, però l'arbitro non ha ritenuto idoneo. Comunque ricordiamo agli spettatori che tutte le riprese di Federazione Calcio Video coadiuvate da del zio sono
comprese di VAR, e sono visibili sulla piattaforma YouTube e Facebook del campionato Elite. Barone adesso batte questo fallo laterale per Berardini. Berardino. Insomma, un calcetto di Barone. Sarà quindi un calcio di punizione a favore del Sobat, in cui batterà Brunini. Pallone lungo, fa recuperare la Berardino. Poi ancora un lancio in profondità, ma facile per il portiere da parte di Idili. Ancora un lancio fuori misura, però. Sarà rimessa dal fondo. Intanto sono trascorsi quasi 20 minuti di gioco. Siamo a metà della metà della gara. Ringraziamo anche Ines, che comunque ci aiuta questa sera nella ripresa. Ecco Berardino che protegge il pallone. Ma sarà comunque rimessa dal fondo sempre per il Sobat. Questo rinvio lungo nella zona della metà campo. Vediamo Luciani che prova a lanciare il numero 7, poi arriva Berardino, però non riesce a calciare, anticipato dal difensore. Con la triangolazione Petrassi, eccolo, sbaglia il passaggio per il 19 Misari. Ancora una rimessa laterale a favore del Locomotive, battuta sempre da Barone, ma l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione per una posizione irregolare. Ancora un rinvio profondo, vanno i saltatori, poi Barone prova ad allungare verso la porta avversaria, poi Luciani, un passaggio filtrante basso. L'arbitro però ha fischiato un calcio di munizione a favore del Locomotive. Ancora Luciani, poi già in area di rigore, cross morbido, arriva Berardino, prova a girarsi, qui la palla finisce veramente di un soffio al lato. Riparte così il Sobat, vediamo Petrassi all'inseguimento di questo pallone, passaggio del 9 Renzi. Poi Barone però recupera il pallone, gioca corto, attenzione all'uomo, poi il 5 ad allargare per Luciani, il 5 ricordiamo che è il signor Corradori. Luciani corre sulla fascia, mette il pallone in mezzo, anticipato però dal numero 5,
Scopece che manda il pallone in calcio d'angolo. Calcio d'angolo già battuto, poi subito respinto dal difensore che allunga per il 9, sempre Renzi, poi passa a Garnica, ancora possesso palla, alza la bandierina però l'assistente di gara. Non è gol perché l'assistente guardalinea aveva alzato la bandierina, quindi qualcuno aveva chiesto il VAR, però l'arbitro non ha voluto. Si ripartirà quindi con un calcio di punizione a favore del Lokomotiv. Battuto corto per il 5 Corradori. Vabbè, Lardino non arriva su questo pallone. Portiere un po' indeciso sul da farsi. Alla fine decide di rinviare lungo, facendo ripartire così Renzi. Ecco Luciani sulla fascia. Luciani molto svelto lì, quando prende palla è difficile fermarlo. Ci sarà una rimessa laterale a favore del Lokomotiv. Fair play, attenzione però, un rimpallo sul rinvio, rischia però fallo ai danni di Misari, fallo commesso dai Dili. Altro cross lungo del Sobat. Cercare il numero 10 Emiliani, che non è stato anticipato dal giocatore del Lokomotiv, che ha mandato la palla in fallo laterale. Poi ancora Garnica prova a farsi strada, però interviene il difensore che lancia lungo Berardino, però si impiccia un pochino durante la corsa e concede al difensore di appoggiare il pallone all'indietro per il portiere, togliendo la squadra dalla situazione di pericolo. Poi ancora ha finito Si ricomincia da Brunini, che lancia avanti il pallone per Emiliani, che allarga sulla sinistra. Poi un tiro
Ancora il Lokomotiv prova a insistere sempre sulla fascia di Luciani. La rimessa laterale già battuta. Quasi trascorsa la prima mezz'ora di gara. Lancio lungo del portiere. Ancora un pallonetto che è irraggiungibile per Misari. Quindi subito Barone va a recuperare questo pallone per battere il fallo laterale. Prova un cross in mezzo, ma Luciani era molto arretrato, nessuno è potuto arrivare. Ci sarà quindi il rinvio, sempre in zona metà campo. Ancora il numero 4, Garnica. Prova a costruire il 5 Corradori, sempre dal lato di Luciani. Poi un pallone in mezzo, il 7 Ivini non ci crede. E quindi Misari appoggia 1-2 con il numero 4. Poi Misari corre sulla fascia. Sono 3 contro 2. Poi appoggia per il 9. Prova un pallonetto. Tiro strano, forse un tiro cross, ma poco efficace. Il signor Renzi, ancora Barone, prova questo tiro con l'esterno, ma finisce solamente contro il difensore. Ha finito, ancora Garnica, prova un altro lancio lungo, ma ancora fuori misura. Ripartirà quindi Rizzi dalla porta. Decide di giocare corto per Antolini. Ancora un tentativo dirompente del Lokomotiv. Guadagna anche il calcio d'angolo. Attenzione però, dalla macchina chiamano un cambio. Da qui purtroppo non riusciamo a vedere i numeri dei giocatori uscenti ed entranti. Calcio d'angolo battuto adesso, cross in mezzo, allontanato subito dal difensore del Sobat. Poi un tiraccio a campanile che finisce direttamente oltre la recinzione. Sarà quindi rimessa dal fondo. Eccolo il rinvio del portiere in zona metà campo. Poi Barone, 1-2, inviato per il numero 13 del Lokomotiv appena entrato, Fabiani. Ancora un lancio lungo per il numero 9, Renzi, che si guarda intorno, prova a calciare, a metterla dentro per il 14.
14 al signor Pedrassi. Però nulla da fare, interviene il portiere. Ancora un lancio in profondità per Berardino, però pallone troppo veloce. Messa laterale del Sobat, già battuta. Tra il numero 4 e il numero 3 del Sobat, Garnica e Zulli. Ancora Garnica, allarga sulla fascia per il 32 Valente. Di nuovo Garnica indietro, si ricomincia dal portiere. Serie di rimpalli vicino alla linea del campo. Abbiamo un cross in mezzo di Berardino, ma un po' troppo lungo per Luciani, che non può arrivare, e lascia correre per Fabiani. No, non Fabiani, che cross in mezzo, colpo di testa del difensore. Pallone fuori. Cinque minuti da giocare più recupero alla fine di questo primo tempo. Ricordiamo il parziale sempre di 1-0 per il Sobat. Rimessa laterale sempre a favore del Locomotive, batte Barone, capitano, per Amato, che gira per Antolini. Pallone in mezzo, lotta il Misari. Fischia ora l'arbitro un calcio di punizione a favore del Sobat. Battuto lungo sulla fascia, aggancia il giocatore, entra in area di rigore. Finisce a terra il numero 10, ma senza fallo secondo l'arbitro, Emiliani. Prova a cambiare gioco, Barone ricomincia per Berardino, alza la testa, torna indietro, smarca l'uomo, prova a far girare il pallone, dice Corradori. Ancora un cross in mezzo, ma Garnica interviene allontanando la palla dall'area di rigore.
Poi Fabiani intercetta questo pallone in zona metà campo. Prova a servire Berardino. Poi ancora il Lokomotiv con Antolini. Perde palla poi al limite dell'area. Fabiani interviene ancora. Serve Barone. Alza la testa ancora per Berardino. Ancora per il numero 9, 1-2 con Trinchieri. Poi torna indietro per Barone. Barone un cross in mezzo, ma non efficace. Barone che si allunga in fallo laterale a favore sempre del Lokomotiv in zona d'attacco. Andrà a battere il capitano Barone. Prova a servire Trinchieri, poi finisce a terra Berardino dopo un contrasto su un pallone aereo con Misari. Quindi calcio di punizione a favore del Lokomotiv. Andrà Amato sul pallone. Posizione interessante. Palla in mezzo, pallone alto, deviato di testa da un difensore. Poi ancora il numero 4, okay. Garnica che serve Petrassi, poi ancora Misari. Petrassi ancora 1-2, ma ultimo passaggio poco preciso insieme a un liscio del numero 5 Scopece. Poi ha finito Berardino, un minuto da giocare dice l'arbitro. Si ricomincerà dalla difesa del Lokomotiv. Rizzi prova un rinvio lungo in zona metà campo. Attenzione, Luciani passa, è solo, però è inseguito da tre uomini, quindi decide di tornare indietro. Appoggia ancora per Trinchieri. Rimpalla tra i piedi di Corradori, che apre per Barone. Poi ancora Berardino, entra in area di rigore. Cross in mezzo teso, Luciani arriva ma tiro impreciso. Fischia ora l'arbitro alla fine del primo tempo. Ci riaggiorniamo dopo la pausa. Risultato parziale di 1-0.
Inizia ora il secondo tempo di Lokomotiv Sobat. Vediamo subito l'attacco del Lokomotiv con Franchi, che prova un 1-2. Ma il pallone termina in fallo laterale a favore del Sobat. Non riesce ad agganciare Petrassi. Comunque, palla alla palla il numero 5 Corradori. Ancora un fallo laterale sempre per il Sobat con Valente. Prova l'invia lungo, colpo di testa in avanti di Garnica. Regala il pallone alla difesa avversaria. Antolini fa girare il pallone. Ecco Fabiani per Berardino. Guadagna il fallo laterale. Già battuto a cercare Idili, che non aggancia, concede così la ripartenza con Emiliani, che allunga per il 19. Misari entra in area di rigore, però il difensore gli toglie il pallone. Poi arriva un fischio del giudice di gara. Sarà quindi calcio di punizione a favore del Lokomotiv, già battuto con Corradori che allunga sempre sulla fascia. Poi si torna indietro in zona Antolini. 1-2 con Fabiani. Allarga per Franchi. Ancora Corradori. Poi Luciani per Idili. Perde però il pallone il Lokomotiv, concede così la ripartenza con Emiliani che lunga prova questo passaggio filtrante in area, davanti all'area di rigore, non efficace, quindi arriva di nuovo ancora Corradori che prova a spazzare lungo, c'è Luciani che prova la corsa verso il pallone, ma arriva prima il difensore. Poi ancora ha finito per Garnica. Poi ancora Brunini, Garnica, Zulli. Fischia un calcio di punizione a favore del Lokomotiv ai danni di Antolini. Ancora Fabiani indietro per Antolini. Attenzione, arriva sul portiere, non riesce a bloccare la palla, quindi ci sarà una rimessa laterale. Batterà Franchi, batte corto, però interviene Luciani poi. Poi ancora ha finito, anticipato da Antolini, prova a servire il 9 Trinchieri, che gira un pallone in mezzo ma finisce oltre la linea di fondo. Si ripartirà da Vigini, Elton. Elton rinvia lungo, colpo di testa, altro colpo di testa, altro colpo di testa, si ritorna da Elton. Sali,
batte lungo il portiere del Sobat, poi Corradori con la testa, Luciani mette giù ma non blocca, poi ancora c'è stato un fallo commesso da Luciani secondo l'arbitro. Matte Garnica, poi Luciani ancora allunga per Corradori, torna indietro ma sbaglia il passaggio, si riparte con il 18 Picciucchi, finito, mette giù, però va a girarsi, alza la testa, guarda il compagno, poi torna indietro, ancora finito, coperto da Luciani, ancora indietro, sempre per Scopece, poi Petrassi per Garnica che allarga sulla fascia, Garnica di prima, riesce a terra, incontra due uomini del Lokomotiv, calcio di posizione già battuto ma irregolare secondo l'arbitro, da ripetere. Antolini prova a mettere questo pallone lungo, arriva il numero 15, però tiro scoordinatissimo da parte di Cicchetti. Si ripartirà da Elton. Poi Corradori recupera questo pallone a metà campo, interviene Damiano Fabiani, poi ancora Cicchetti, perdono palla i ragazzi del Lokomotiv, si ricomincia dalla difesa con Antolini, pallone spazzato via, si ricomincerà dal portiere del Sobat che batte corto, poi ancora Fabiani che recupera questo pallone con prepotenza, pallone messo dentro recuperato da Corradori che prova una sciabolata, finisce però di molto a lato. Oh, sì. Te lo fermo un attimo. Nel senso, anche lì sono intuito meglio. Ok. Faccio un tipo qua. Ce la fai? Sì.
si ricomincia da Antolini. Ecco Fabiani, il 9, Trinchieri. Italia di gol, rimpallo. Poi di nuovo ha finito. Arriva un calcio di punizione a favore del Sobat. Andrà il numero 3, Zulli. No, Garnica sul pallone. Zulli, di prima in fondo. A cercare Piciucchi. L'arbitro fischia un calcio di punizione, rimane a terra un uomo del Lokomotiv. Sono già trascorsi 12 minuti della ripresa. Cosa succede? Ancora a terra l'uomo del Lokomotiv. Che? Cosa fa? Palla al centro del primo palo, colpo di testa, interessante. Batte corto il portiere. Ancora Fabiani. Poi numero 15 di prima. Attenzione, intervento irregolare, però ha preso prima il pallone in teoria. Il signor Garnica. Campionato d'elite. Calcio di punizione, Garnica in fondo. Sì, sì. È stato un scrocchio. Rimane a terra un giocatore. Probabilmente si è fatto male il giocatore del Sobat. Qui dalla regia abbiamo sentito un suono
forse non lo so, da fisioterapista, uno scroscio articolare, diciamo, uno scroscio articolare, non so ai danni di quale compartimento. Tratto Probabilmente mediale. il tratto mediale del ginocchio. Forse del ginocchio, sì. Si tocca il ginocchio. Tratto mediale? Compartimento mediale del ginocchio. Il ginocchio sinistro, se non vado errato da qui, eh. Non so adesso se sia una questione di, non so, legamenti, forse un legamento, una piccola lesione del crociato anteriore, potrebbe essere qualsiasi cosa, può darsi una lesione del crociato, eh? Sì, perché nel controllo aereo, diciamo, poi è saltato, ha fatto una piccola torsione nel controllare il pallone. Il rumore si è sentito bene anche qui da circa 25-30 metri di distanza. Si è sentito come se fossero stati due tocchi di palla. Il primo era lo stop di petto e il secondo forse il legamento. Però no, non credo perché si alza. Non so se poggia, forse no. No, non lo poggia, quindi probabilmente è il legamento. Lo portano in braccio addirittura. Forse se la chiamata l'ambulanza. Vabbè, anche a me è capitato di lesionarmi incrociato qualche anno fa durante una partita di calcetto. Sempre per una torsione involontaria del ginocchio. Quando l'avampiede tende ad andare verso l'interno, quindi a fare una rotazione interna, quindi l'avampiede addotto, addotto, sì, addotto quando va verso l'interno. Perché in caso di piede torto congenito è equinovaro supinato addotto. Equinovaro supinato addotto. Sono le caratteristiche del piede torto. Equinovaro supinato addotto. Si ricomincia quindi ora con un pallone che viene restituito al Lokomotiv. Un fallo laterale battuto. Si ripartirà da Valente. Luciani arriva in contrasto e guadagna la rimessa laterale. Ancora Luciani, prova a mettere dentro, arriva Carnica però, resiste il numero 5, Scopece, allunga per il numero 9.
Renzi, poi ancora ha finito Valente, si guarda intorno, cerca l'uomo, lancio lungo a cercare Corradori, ma non arriva, aggancia quindi Garnica, pallone in mezzo, colpo di testa, attenzione, traversa del Lokomotiv. Picciucchi prova a mettere in mezzo, ma la difesa chiude. Sarà quindi rimessa laterale a favore del Sobat. Garnica per Picciucchi, che subisce fallo secondo l'arbitro. È trascorsa intanto un'ora e un quarto di gioco. Un'ora e un quarto, scusate, 22 minuti del secondo tempo. Attenzione al numero 8, prova il tiro e c'è il gol del Sabot, il raddoppio. Gol. Raddoppio del Sabot. Al minuto 23 del secondo tempo. Attenzione però, chiedono forse il VAR. Vediamo un attimo se... Sì. Nel momento in cui batte la calcio di punizione. Ecco, sta battendo a pochi secondi, ecco. Per andare indietro, doppio clic a sinistra, Più a sinistra, più a sinistra. Esatto, due clic e va indietro. Gol? Sì. Gol. Ok, confermato. Confermato il gol grazie al VAR. Quindi 2-0 per il Sobat. Ancora Luciani prova a tornare indietro, ma ancora Luciani indietro per Antolini.
Allora, messo in mezzo, entra in area di cuore il Lokomotiv. Passaggio per Luciani, che chance Lokomotiv, sì. Luciani che sbaglia di pochissimo, era solo davanti al portiere. Poteva riaprire la partita al 26esimo. Ormai con 13 minuti da giocare più recupero, la situazione per il Lokomotiv si fa sempre più difficile. Sotto i due gol. Ancora Garnica che allarga per il 3, che lancia Petrassi. Fischia però il calcio di punizione. Lungo per Cicchetti, chiude poi il 5, Scopece in calcio d'angolo. Zulli sul pallone, batte corto il primo palo, colpo di testa del invio lungo a zona metà campo. Rinvia ancora Curatori, controlla fortunatamente, poi intercetta Valente. Ci sarà un altro calcio d'angolo per il Lokomotiv. Pallone sempre in basso sul primo palo, arriva Luciani che prende male il pallone. Picciucchi controlla, poi commette fallo ai danni di Fabiani. Si ripartirà con il numero 6, Amato. Pallone in mezzo per Curatori che liscia, poi arriva Luciani in velocità, prende questo pallone, prova a mettere un pallone in mezzo, un cross basso. Poi ancora Antolini prova a girarsi in mezzo a due, allarga basso per Curatori che prova il tiro deviato. Lokomotiv, una buona chance. Invio lungo sempre del portiere del Sobat. Luciani mette giù, torna indietro per Fabiani. Poi Petrassi allunga il pallone per Picciucchi che entra in area di rigore.
cross in mezzo, debole, tiro scoordinato dell'attaccante centrocampista. Occasione sciupata, qui poteva veramente chiudere la partita. Numero 9, Renzi. Mancano circa 8 minuti più recupero. Fabiani, centro per Corradori, lunga per Berardino, allarga sulla fascia, prova a salire un po' questo locomotive, cross respinto, deviato in fallo laterale. Ancora Fabiani, altro cross, tiro cross deviato, poi arriva Corradori che alza il pallone, poi Fabiani la mette giù, arriva in velocità per Petrassi. Ciciucchi chiude. Ancora ha finito per Garnica che torna indietro per il portiere che rinvia lunghissimo. Poi Corradori spazza questo pallone e sarà fallo laterale. Ecco Valente che allunga sulla fascia. Ancora Valente per Garnica. Prova ad allungarsi. Valente entra in area di rigore. Pallone deviato. Ancora Garnica. Poi prova il tiro. Ah, la prende male. Chance del Sabato. Altra occasione sciupata. Antolini per Berardino che subisce fallo. Batterà del sole. 4 minuti da giocare.
Inizia a piovere, anche a vento, ci stiamo leggermente bagnando. Sarà un altro calcio d'angolo. Cross al centro, perfetto, ma il pallone è toccato male. Rimessa dal fondo. Siamo agli sgoccioli della gara. Ormai possiamo anche dire che il Sabot si è portato a casa la partita. Anche avuto varie occasioni di gol sciupate. Poteva stare anche 3-0, 4-0. Anche se Luciani, diciamo, ha avuto forse la più grande chance del gol. Ma non è bastato. Pallone vicino alla bandierina, si gioca ormai in un fazzoletto. Granieri allunga per compagno sulla fascia, prova ad accentrarsi, però in scivolata colpisce decisamente, viene anche ammonito giustamente, proprio intervento fuori misura. Vediamo se l'arbitro ci dirà, sono intanto già trascorsi 79 abbondanti, 79 minuti, perché siamo fermati a 41 al primo tempo. Si stanno accendendo gli animi questa parte finale di gara. Stiamo entrando nei minuti di recupero. Garnica allarga sulla fascia, pallone in mezzo, basso e teso, arriva Luciani, prova a aprire con Corradori, ancora Corradori. Scivola il numero 15, ancora Garnica, salta un uomo, serve per il numero 9, allunga per il 19, attenzione, si trova proprio in fuorigioco Misari, ha alzato la bandierina. Luciani già abbattuto. E per il 15 che però calcia decisamente, diciamo, fra gli alberi. Quanto mancherà? Siamo a
all'81esimo. Luciani che prova ad allungare. Antolini a battere questa rimessa laterale. Chiude ancora Brunini. Tre minuti saranno di recupero. Lasciamo parlare le immagini. Antolini prova questo cross tagliato. Ancora un calcio di punizione a favore del Locomotive. Vai, 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 vai
Alza la bandierina il guardalinee. Più fluida sui cambi, è scattosa come sul freno. Altro fuorigioco chiamato dal guardaline. L'ultima corsa di Valente sulla fascia. Pallone è uscito. Via fuori il cartellino. Per Valente ammonito. Gerardino, Pecoradino di prima, per il 15 che prova un tiro al volo, il portiere Lokomotiv va vicino al gol e arriva anche il triplice fischio dell'arbitro, partita che termina 2-0 per il Sobat. Ringraziamo tutti gli spettatori per averci fatto compagnia. E ci vediamo alla prossima partita.